Dall'1 al 23 agosto avremo la possibilità di ammirare le opere dell'artigianato artistico abruzzese in esposizione nel Palazzo dell'Artigianato di Via Roma a Guardia Grele. Guardia Grele è centro d'eccellenza dell'artigianato artistico abruzzese. Quest'anno sarà un'edizione particolare, quella dei 50 anni, quindi immaginiamo quante iniziative. Intanto però parliamo di un'anteprima che è stata definita così, l'abbraccio che manca. È una bella iniziativa nella quale un maestro artigiano orafo, il maestro Giuliano Montaldi, ha presentato una sua straordinaria opera. Vogliamo iniziare a celebrare i 50 anni dell'Ente Mostra con questa presentazione di questo nuovo gioiello, frutto della ricerca del maestro Giuliano Montaldi di Avezzano, che ringrazio per quello che ha fatto, che viene a presentare qui a Guardia Grele, e lo ringrazio anche perché ha voluto tenere il battesimo di questo nuovo manufatto all'interno di questo momento importante per l'Ente Mostra in occasione dei 50 anni. Questo gioiello è il frutto di una collaborazione del maestro Montaldi con la Sovrintendenza per i Beni Archeologici e dimostra che gli artigiani abruzzesi sono bravi non solo a fare le cose di sempre, la tradizione, c'è sempre innovazione, c'è sempre ricerca storica, quindi è un ottimo risultato. Tra le altre cose, il nome di questo manufatto, l'abbraccio che ci manca, e naturalmente in questo momento in cui tutti abbiamo vissuto male questo momento di chiusura con il coronavirus, sicuramente abbiamo tutti quanti bisogno di un abbraccio, e quindi il maestro ha sicuramente interpretato bene anche le esigenze del momento. Dopo aver ascoltato il presidente dell'Ente Mostra Gianfranco Marsibiglio, è il momento di sentire come racconta questa sua opera il maestro Giuliano Montaldi. Questa ricerca l'ho accentuata proprio nel momento in cui è successo questa pandemia, questa situazione drammatica per l'Italia, per il nostro paese e per il mondo intero. E da lì è nata questa accelerazione e è nata questa idea, e durante anche poi l'abbraccio che mi manca è venuto proprio post-Covid, in questa situazione drammatica che si è creata. Questo gioiello si ispira ad un mito, quello di Eros, amore e psiche. Una storia meravigliosa che ci viene raccontata dalla soprintendente per i beni culturali dell'Abruzzo, Emanuela Ceccaroni. Perché ci troviamo di fronte alla reinterpretazione di un elemento decorativo di un antico letto funerario in osso rinvenuto ad Agelli, e sono stati uniti elementi presenti, particolari presenti su più pezzi. Ecco, quello che Giuliano Montaldi ha tenacemente voluto rappresenta il mito di amore e psiche che si abbracciano. E quindi è una storia che in qualche modo poi è trasversale sia all'epoca pagana che a quella cristiana, per cui ha avuto tantissima fortuna, e quindi viene traghettata fino ad oggi proprio con un messaggio di speranza, di una vita nell'aldilà da una parte, perché appunto è questa immortalità propria degli dèi, ma nello stesso tempo del valore dell'amore che si concretizza proprio in un abbraccio.